Hi Cocoriti, benvenuti nella mia cazzo. E che cazzo? Prima che suonassero il campanello vi stavo per dire che sono sommerso dai debiti. Sono sommerso dai debiti perché li ho spesi tutti per l'aggeggio che vi mostrerò in questo video, ma vediamo chi è. Sì? Sì, salve, sono il fattorino del pizza che ti si rizza e casa CDP? No. Ecco, bene, le ho portato la pizza che ho ordinato. No, anche tu soldi, no. Ho appena finito di dire che sono pieno di debiti. Ho detto che sono il fattorino. Cosa non ha capito della frase? Vabbè, inizi a fare due ore di quel... Ho capito io perché sono pieno di debiti. Dai, quant'è? Sarebbero 12,90. 12,90? Mica l'ho fatta io, mica ho battuto io lo scontrino. 12,90 di una pizza? È un suo problema, ma... Non è un mio problema. Adesso ho capito tutto. Non so, chiami le iene. Adesso ho capito perché ho debiti. 12,90 è una pizza. Dai, tieni, dai. Ma... Il por... Ma... Ma signore, ma... Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Drop it. Ogni giorno vedo sempre più gente per strada con il tablet. E quindi? E quindi? No, e quindi niente se non fosse per il piccolo particolare che li vedo telefonare. In effetti cioè, è... Cioè, telefonare con il tablet. In effetti è anche ragione. Ah, ecco. Sì, sì, sì. Ah. Sì. Prendimi la canna in polio di nicloruro, che altrimenti poi lo sai che il pesce gatto non mi viene su. Va bene? E sti cazzi. Ormai il tablet, insieme allo smartphone, sono diventati la massima espressione di attaccamento alla tecnologia e lo status symbol per questi fighetti tre. Quinto appassionato di tecnologia si informa talmente tanto sul tablet che deve comprare che farebbe sembrare una laurea in ingegneria biomedica la ricetta della torta paradiso della zia Franca. Pensa che il tablet che voglio comprare io è stato fatto con 12 materiali diversi e ha tecnologia X86. Però... Silenzio, oggi studieremo il passero solitario alla bottaglia. Prendete appunti, e tu Giancarlo? E chi? Io? E tu, mi sai dire la data della battaglia di Kadesh? Sì, però... 12 materiali X86... 1286! Esatto! Lodevole Giancarlo, lodevole! Te l'ho detto. Ma ovviamente anche i più sgamati hanno una fottuta paura di buttare al vento una carta purpurea da 500 euro viola su un acquisto errato. Ma la vera domanda non è quale device devo comprare, ma... Perché? Se alla sera devo guardare un telefilm, preferirei farlo sul mio 42 pollici. 42 pollici di diagonale, 1080 di risoluzione in altezza, 1920 di risoluzione in larghezza, smart TV integrata con accesso da smartphone, da computer e da Tamagotchi, colori più vivi di Steve Jobs. E se devo gestire la pagina Facebook e YouTube, preferirei farlo con il culo sopra ad un hardware con i controtesticoli, con mouse, tastiera, un computer che abbia un workflow... Cazzetto! Flusso di lavoro, che almeno non mi faccia diventare il nuovo Germano. Mano Mosconi. Sistema operativo che picchia, questo tira, questo è veloce, l'ultimo modello di Symbian. Ah, Symbian nuovo, figata! Puoi anche installarci le applicazioni, guarda. Allora, galleria. Galleria. Tutti i file. Quindi? E qui? Ma... E quindi? Quindi considerando che il tablet è un notebook ma più snello e meno ingombrante, io escluderei a priori il sistema operativo della mela, perché è talmente chiuso, e sapete già cosa ne penso dal precedente video, che qualcuno dica anche il contrario, non è vero se dice il contrario. Perché è un sistema talmente chiuso che mi sentirei più stretto di quando la mamma mi metteva quell'orribile camicia strettissima nel collo alla domenica per andare a messa. Montare iOS sul tablet è come dare a Niki Lauda una Yaris a metallo. Fermo restando che dopo queste poche parole spese per i tablet, il mio odio per i notebook non è calato di un chicco. Insomma, questo touchpad... non mi convince, non mi ha mai convinto. Ecco, i tablet invece hanno uno schermo studiato appositamente per risolvere il problema del mouse e della tastiera e un sistema operativo studiato appositamente per questa tavoletta, o forse dovrei dire vassoio. Una battita di cocco,
Per quanto la leggenda narri che con i tablet ormai fai tutto, escluderei anche i tablet con Android. Non avrete mai la stessa manualità che avete con un Windows sul cambiare le cartelle, gestire i file, se dovete passare, copia e incollare delle cose velocemente. Se voi fate sul tablet tutta la gestione che faccio io delle pagine Facebook, di Twitter e di tutti i miei social network, vi viene male. Perché col tablet sarete sì dei gran campioni di Angry Bird, ma se invece siete dei manager non concluderete veramente una mazza fionda. Allora, come siamo messi quei rendiconti semestrali? Dovreste già averli finiti. Ma certamente capo, glielo mando subito per mail. Molto bene. E tu Damian? Ho appena preso il moltiplicatore in zombie tsunami. Licenziato! Come? No, sia mai, no, cioè, fuori dalla nostra azienda. Allora, siccome sul mercato riguardo il parco tablet mi offrivano solo l'iPad. No, non è un iPad, secondo voi sono coglione a comprare un iPad? Ovunque io mi giri, con chiunque io parli, tutti mi dicono: ho appena preso il PC nuovo. Poi vai a vederlo ed è un portatile. Cazzo! Ma mai nessuno che mi faccia un computer a sbrega, che ne so, con una GTX 695. Vieni Giorgio, vieni a vederlo e vedi c'è una bestia. No, vai là, c'è un portatile. Per me i portatili, se c'è una cosa che odio, se tu mi dici che hai comprato il PC nuovo ed è un portatile, io ti dico: beh, quando è che comprerai un PC allora? Cosa mi hai chiamato a vedere cose? Il tavolino, io vedo attraverso, non vedo niente lì, non vedo nulla. I portatili mi fanno... Ah, bella, Gè, buia cascia, fratello, ne. Mi sono fatto il macino nuovo. Ah, sì! Peso dubbiote. È un vero computer, vero? Sì, un portatile, perché? Un portatile! Senti, dammelo qui! Senti, brutto sacco di cataratta, prima che mi venga una tricotillomania congenita di tipo Pen Figo. Dammi qui! Ah, ecco. Ragazzi, portatili e tablet, insomma qualsiasi cosa non siano cellulari, mi fanno raggranellare stronzetti nella cavità anale. E quindi, perché avresti preso un ta se te fanno cacà? Succede che a volte però nella vita facciamo cose che non pensassimo, cose di cui non penseremmo, insomma cose che potremmo, cose di cui non penseremo neanche l'idea, ci sfiori per la grandissima testa. Ho comprato il miglior tablet in commercio, ragazzi. Perché dovete sapere che sono un ragazzetto molto curioso, e in greco cur significa perché. Appena mi arriverà vi farò vedere la forza brutta. Che vi dicevo, stronzetti? Stavolta non ho ordinato nessuna pizza, ma che cazzo? Oh, wow, me l'ha lasciata lì il postino. Oh, il potere. Ma che cazzo? Ship to Reserve. Polo Nord International. Una maglia con un chiactus. Una maglia... Ma no, hanno sbagliato pacco, cazzo! Hanno sbagliato pacco! Vorrei sparare un po' di colpi, ma ne ho già sparati troppi. In questa puntata ho anche rotto il caricatore. Uffa! Insomma, non posso farvi vedere il tablet. Quando mi arriverà, ragazzi? Un cactus di Final Fantasy VII! Oh. Come sempre, io sono Giorgio Cappello di Paglia e voi avete visto, dal mio punto di vista, lo show settimanale in cui osserveremo un minuto di silenzio per tutti Marco e gli Elisa che non potranno stare insieme perché lo dice il 40048. La puntata termina qui, mettete un bel mi piace se vi è piaciuta la puntata, mettete un bel non mi piace se invece vi ha fatto dragare. Aggiungetemi su Twitter, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Altrimenti mi tocca sempre prendere i soliti provvedimenti. Siete lì che cominciate con la vostra ragazza, che ne so, in disco, e io vi busso le spalle. Insomma, per quante ne date via, perché mo ve gonfio, per quante ne date via, alla sera sentirete solo quelle che avete preso in un pugno, mollo. Gonfiate, ma...
Quindi, Oklahoma è su. Go tout seul, fais l'amour à ta maman. Headshot dans ta face, This is my pee-pee, 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 this is my pee-pee.